Buongiorno, sono Stefania Guidomei e sono un'ostetrica dell'azienda USD Bologna. Oggi siamo al Maggiore insieme al dottor Sandri, che è un neonatologo e direttore del Dipartimento Materno-Infantile. Siamo qui per porre al dottor Sandri domande che le mamme ci fanno sul tema della gestione del neonato in epoca Covid. Allora, dottor Sandri, io comincerei con la domanda che è più incalzante. Le nostre gravide sono molto preoccupate relativamente alla possibilità che il loro compagno possa non essere presente durante il travaglio e durante il parto. Ci descrive qual è la situazione dell'ospedale Maggiore? Dunque, attualmente la situazione dal punto di vista degli accompagnatori, partner, compagni, mariti, eccetera, è tale per cui non ci sono differenze rispetto a quello che siamo sempre stati abituati a fare. Quindi il partner può essere accanto alla signora che è in travaglio di parto fin dall'inizio del travaglio attivo, quindi fin dalle prime avvisaglie del vero travaglio, può stare in sala parto con la sua partner e può stare lì fino a quando la compagna rimane nella sala parto, quindi almeno fino alle 2 ore dopo il parto, sempre che non abbia positività accertate al Covid-19 o non sia comunque sottoposto a norme restrittive come da normativa vigente legate ad eventuali contatti o a accertamenti in corso. Quindi non abbiamo in questa fase restrizioni particolari nell'ambito della sala parto. E relativamente invece alla presenza del partner durante la degenza in ospedale? Anche da questo punto di vista non abbiamo previsto restrizioni particolari se non la firma di un documento di autocertificazione nel quale si dichiarano tutta una serie di elementi atti a dimostrare che non ci sono rischi dal punto di vista del Covid-19 e con l'accordo che vengano limitati al massimo i movimenti di andata e di ritorno del partner. Ora, rispetto agli orari di accesso, vigono gli stessi orari di accesso che c'erano nell'epoca pre-pandemica, vale a dire dalle 7 alle 20 del giorno, sia nei giorni feriali che nei giorni festivi, senza quindi limitazioni particolari. Per cui, dal punto di vista degli accessi, sia durante la parte che precede il parto che durante il puerperio, quindi dopo che la mamma ha già partorito, non abbiamo restrizioni particolari rispetto a quello che abbiamo sempre avuto. Ecco, dottor Sandro, un'altra domanda frequente tra le nostre mamme, tra le nostre gravide, è relativa al momento della dimissione, quando la coppia viene dimessa. È tradizione quella di ricevere i nonni, gli zii per mostrare il bambino. Ecco, in questa fase è consigliabile evitarle le visite di parenti ed amici oppure usando determinate precauzioni è possibile? Allora, naturalmente teniamo distinti i casi di eventuale positività di uno dei due genitori, nel qual caso è evidente che è assolutamente da evitare che ci siano dei contatti, in particolare con persone anziane, eventualmente che potrebbero essere particolarmente suscettibili. Nei casi in cui non ci sono positività accertate o sospette, è evidente che, vista la fase in cui ci troviamo, limitare al massimo eventuali contatti è assolutamente da consigliare. Dopodiché, se questi contatti in qualche modo sono indispensabili, per motivi vari nei quali non necessariamente dobbiamo o possiamo entrare, anche di organizzazione domestica, eccetera, non c'è dubbio che questi possono essere eventualmente consentiti rispettando rigorosamente tutte le norme che ben conosciamo ormai per prevenire un eventuale contagio. Quindi indossare i dispositivi di protezione individuale, prima di tutto la mascherina, il lavaggio accurato delle mani prima e dopo eventuali contatti,
la disinfezione accurata, pulizia e disinfezione accurata delle superfici di contatto. E queste sono norme, tutto sommato, relativamente semplici, ma che devono essere assolutamente adottate per far sì che il contagio e che la catena del contagio eventualmente instaurata si venga spezzata. E invece, dottor Sandri, in questo periodo, stagione permettendo, è opportuno portare i bambini fuori all'aria aperta? Direi che dal punto di vista della classica passeggiata nelle ore più tiepide della giornata, in particolare nelle giornate di tempo buono, è assolutamente indicato, come è sempre stato indicato nelle stagioni passate. Certo, in questa fase bisognerà avere qualche cautela in più. In particolare nel cercare di mantenere comunque un distanziamento con le altre persone e indossando sempre i DPI. Rispetto invece alla frequentazione di luoghi chiusi affollati, e mi riferisco in particolare a mezzi di trasporto, supermercati, negozi vari, centri commerciali, quello è un elemento che noi abbiamo sempre sconsigliato di adottare e di evitarlo accuratamente durante le fasi epidemiche dell'inverno. I virus respiratori ci sono sempre stati, il Covid-19 come condizione è nuova, ma non sono nuove le infezioni respiratorie. Noi da sempre siamo abituati a dover affrontare durante il periodo invernale infezioni respiratorie, da virus tipo il virus respiratorio sincitiale, virus parainfluenzale, rinovirus, eccetera, talora particolarmente impegnativi e che determinano delle patologie molto serie nei bambini molto piccoli, per cui il nostro indirizzo è sempre stato quello di evitare di portare i bambini nel primo semestre di vita a livello di luoghi particolarmente affollati perché il rischio di contagio è particolarmente elevato. Quindi questa norma evidentemente non può che essere ulteriormente sottolineata in questa fase epidemica. Ecco, dottor Sandri, veniamo all'evenienza non tanto remota che invece una mamma possa essere positiva al coronavirus. Allora, nella nostra struttura accogliamo le mamme positive al coronavirus già dalle fasi della gravidanza, cui possono espletare il parto. E la domanda è, queste mamme possono, devono allattare il loro bambino? Allora, come abbiamo anche esplicitato nelle nostre raccomandazioni come società scientifiche, in particolare come Società Italiana di Neonatologia, l'allattamento non è controindicato di per sé dal stato di positività al coronavirus da parte della mamma. Le controindicazioni possono eventualmente sorgere da situazioni di sintomi importanti nella mamma che potrebbe trovarsi in qualche modo in difficoltà nell'accudire il proprio bambino, né più né meno come in altre situazioni. La mamma che ha un problema rilevante di salute che per lei è un impegno potrebbe non avere tutte le risorse disponibili per poter accudire al suo bambino. Ma qualora le condizioni della mamma lo consentono, quindi donne asintomatiche o paucisintomatiche, quindi con pochi sintomi e modesti, possono, anzi devono tranquillamente allattare il proprio bimbo con tutte le precauzioni adeguate che non ci stancheremo mai di ripetere, sono prima di tutto la protezione delle vie respiratorie, quindi l'utilizzo della mascherina, il lavaggio accurato delle mani, in questo caso anche la detersione accurata del seno prima di attaccare il bambino, in particolare se ci sono state occasioni di contaminazione del seno, tosse, starnuti piuttosto che altro, e accurata disinfezione delle superfici. È chiaro che questa metodologia che è stata adottata ha pagato. Noi abbiamo avuto in Italia pochissimi casi di soggetti che si sono contaminati direttamente dalla mamma dopo il parto mantenendo queste norme. È evidente che questa è una metodica che paga sicuramente e comunque i rischi della separazione della mamma dal suo bambino o addirittura di rischiare di perdere il latte, di non avere allattamento, sono enormemente più grandi dell'eventuale rischio di passaggio dell'infezione dalla mamma al bambino, peraltro scongiurabili se si adottano rigorosamente queste norme. Ecco, dottor Sandri, l'altra domanda è la seguente. Nel caso di una donna positiva al Covid, quali sono le possibilità che anche il suo bambino nasca positivo e come seguiamo i bambini nati da madri positive nella nostra struttura?
Ora, la trasmissione fra mamma e neonato prima della nascita sembra essere poco documentata. Non è da escludere in assoluto, ma è sicuramente un evento raro. Qualche segnalazione in letteratura è stata fatta, però non è quello che avviene di norma. Quello che può avvenire è invece il passaggio fra madre e neonato dopo la nascita, quella che noi definiamo contaminazione orizzontale, vale a dire la stessa che poi avviene fra le altre persone. Detto questo, quello che noi facciamo oggi è eseguire un tampone immediatamente dopo la nascita del bambino, nelle prime ore di vita, un altro tampone a 36-48 ore, vale a dire prima della dimissione, e poi un ulteriore tampone a 15 giorni di distanza e un ulteriore ancora, per chiudere definitivamente il caso, a 30 giorni di vita. Quindi sostanzialmente si fanno 4 tamponi al neonato per valutare che non ci sia una contaminazione durante il primo mese di vita. Bene, ringraziamo il dottor Sandri per la sua disponibilità. Sono io che ringrazio per l'attenzione e comunque considerate che io e gli operatori dei punti nascita dell'azienda Ulti Bologna siamo sempre comunque a disposizione.